Accade al San Michele di Gragnano un fasano dai due volti, spettacolare nel primo tempo, opaco nella ripresa. La visita al fanalino di coda nella sfida, valevole come nona giornata del campionato di Serie D, girone H, dunque va male. I biancazzurri tornano a giocare dopo il derby con il Taranto, sospeso al 36esimo del primo tempo per infortunio dell'arbitro. E aspettando la ripetizione del match prevista per mercoledì 28 novembre, i biancazzurri di La Terza sono quindi di scena sul campo della compagine dei Pastai. La formazione allenata da Rosario Campana è un mix di giovani e, al di là della classifica, in netta crescita. Il tecnico campano deve fare a meno dei difensori Amendola e Avitabile, del centrocampista Lopetrone e degli attaccanti Evacuo e Procida, tutti appiedati dal giudice sportivo. Sul fronte biancazzurro il tecnico La Terza punta sul turnover alla luce delle due sfide in pochi giorni. Infatti mercoledì prossimo scenderà al Curlo l'Audace Cerignola per il primo turno infrasettimanale della stagione. Dentro allora Bernardini e Anglani in campo dopo mesi di assenza, così come Serri e Lanzillotta, fuori Cobo, Ganci e Rullo, in avanti squalificato Montaldi, ecco Corvino, Nadarevic e Formuso. Il primo quarto d'ora è di studio, ma proprio al 15esimo il fasano passa. Calcio di punizione di Corvino col pallone che attraversa tutta l'area e finisce nell'angolino alla sinistra di Sorrentino. Al 22esimo ci prova con un destro a giro il numero 10 fasanese, ma l'estremo difensore di casa è attento. Al 26esimo il fasano spreca il raddoppio. Corvino serve Formuso che si fa parare la conclusione da Sorrentino. Gol mancato, gol subito. Corre il 32esimo quando Chiariello pesca tutto solo in area Tascone che di testa batte Guarnieri. Tre minuti dopo il fasano potrebbe tornare in vantaggio con Nadarevic che, ottimamente servito da Corvino, si divora il 2-1. Giro di lancetta ed è Serri a sparare di poco alto sulla traversa. Al 40esimo si rifà sotto il Gragnano. Su azione d'angolo i padroni di casa non riescono in mischia a trovare la deviazione vincente. Proprio allo scadere dell'unico minuto di recupero è Guarnieri ad evitare il peggio su una velenosa punizione di Cavaliere. La ripresa si apre con il vantaggio del Gragnano. Corre il terzo quando su tiro di Italia viene respinto una prima volta il pallone da Guarnieri. Cincischia i difensori e Gassama ci prova, però la sfera finisce sui piedi di Pozziello che realizza il 2-1. Il fasano accusa il colpo e all'11esimo arriva il 3-1 con l'autorete di Serri che spedisce alle spalle di Guarnieri un calcio d'angolo d'Italia. Al 28esimo una delle poche azioni degne di nota del fasano nella ripresa, lampo di Nadarevic che spara alto. Al 41esimo per poco il Gragnano non cala il poker, contropiede di Gassama che serve Grimaldi ma è strepitoso Guarnieri. La gara si conclude su una conclusione alta di Forbes. Festeggiano i Pastai e per il fasano è tempo di recriminazioni.